Non semplice da immaginare. Non è meglio First Strike? Non mi fa impazzire. Alex Pereira verso Adesanya, non l'ho visto. Ci guardiamo un video di placcaggi di football americano. Se me lo mandate, c'è anche la ricompensa per farmi reactare al video. Lo sprawl. Non sembra facile. Non sembra affatto facile per come me lo state raccontando. Costa tanto, mi sa il video. Lo devo abbassare. Però avevo paura che la gente lo spammasse. Vabbè, dai, vediamo. Grazie, amore, per i 19 mesi. Miau. Se non lo pratichi è impossibile. Ok. Guarda, io... Se ci fosse una palestra di wrestling qui, la farei. C'è quella di jiu-jitsu, ma purtroppo è lontanissima da casa, ragazzi. Dovrei andarci... Dovrei avere una macchina o andarci in bici or something like that. Oh, ha aspettato per la kill. Nice, comunque. Buongiorno, amore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Domani a che ora inizia la maratona? 9:30, 10. Non facciamo Baldur's Gate domani perché Bajenz sta in Sicilia. MMA non ti piace? Non c'è, ragazzi, io sono di un paesino. Per me è già tanto che c'ho Muay Thai e Jiu Jitsu. E già Jiu Jitsu non lo posso fare perché è in periferia, quindi figurati. Sì. Facciamo un figlio, va bene. Cipro da cama urla possentemente Roberta Suca. Deido Pontos, Deido Sbordos, Deido Spantos, Deido Sporcos, Deido Sberlos, Deido Bruttos, Deido che non rispetta gli amici e pensa solo a se stesso, veramente pessimo e privo di principi sani e amichevoli. La smetti! Allora, Cipro, fammi dire una cosa. Fammi dire una cosa. Io, come lo prevedo, Xer e Silox che decidono di subgiftare 500 euro in sub, dopo che Tommaso mi ha già preso il viaggio tutto di ritorno, e dopo che sono uscite altre spese per venire in Svizzera. Cioè, se io in quel momento lo avessi previsto, top 7,50. That's pretty good. E dimmi, dimmi. Il problema dell'MMA è che hai troppe cose da valutare, essendo che può arrivarti qualsiasi cosa tipo di colpo. 2 anni di esperienza. Secondo me è strafigo invece. The Ultimate Top. Sei il nemico adesso. Ma no. E perché non vieni tu a Bari? Scusa, Cipro. Perché non vieni tu a Bari? Huh? What about that? Anch'io c'ho i posti letto qua. Vieni a Bari. Cioè a Sant'Eramo. Ti spacco la testa. Ah, è vero, tu sei già venuto. E allora chi è che è più ospitale? Io o tu? Se ci tieni al tuo faccino tanto carino, ti sconsiglio MMA, Dedo. Ma non penso di avere un faccino tanto carino. Mi sento un po' Rosario Muniz in realtà quando mi guardo allo specchio. Windows, eh? Kong Veror, brother. We will rip the power from their cold dead fists. Wave should be decent. Andiamo. Mi sento un po' Rosario Muniz. Lì mica posso lavorare. No, lo so, Cipro. Ma ti ho detto che è stata una serie di incomprensioni. Una serie di mindfucks. Come è Maxi V? Mi piace alzare le mani a me. Non fare le palline. Mi piace la W in melee.
Ma hai ragione, Cipro, hai ragione. Ti ho detto di no. Mi piace Max Ralvu. E vabbè, vabbè, meglio. Esagerates. No, comunque, MMA perché, cioè, voglio dire, allora, Muay Thai in faccia è molto più pericoloso. L'unica roba che in MMA magari è... Cazzo. L'unica cosa che... non mi sto focussando, dobbiamo un attimo riprendere il focus. L'unica cosa che in MMA cambia rispetto alla Muay Thai per spaccarti la faccia è che fai grappling, quindi le orecchie ti possono diventare cavolfiore, no? Ma oltre a quello mi sa che se ti metti il caschettino stai a posto, no? Se metti la fascia per le orecchie non hai le orecchie a cavolfiore. Anche perché mi mancherebbero solo quelle per diventare un mostro di un merda. Y sottolineatura o sottolineatura S sottolineatura H sottolineatura Y sottolineatura urla possentemente non so perché Cipro ti abbia scritto questo. Yoshi, ma tu effettivamente, wait, aspetta, è risparito, ma che è successo, Yoshi? Dei dos fatos, dei dos porcos, dei dos berlos, dei dos bruttos, dei dos che non rispetta gli amici e pensa solo a se stesso, veramente pessimo e privo di principi sani e amichevoli. Che fine avevi fatto, Yoshi? Muay Thai, palestra, calisthenics, poi se ti sparano muori, ragazzi, cioè, non lo fai perché vuoi fare risse in mezzo alla strada. Vabbè, lo so che era un meme, però dico, cazzo me ne frega, se mi sparano, mi sparano. Orecchie sopraccigliate sono le prime cose a partire, non bello, credimi. Ma se hai il caschetto penso che le orecchie stanno a posto, no? Se ti metti la fascia... Era perma in chat da Paolo. Vergognoso. Vergognoso. Sta recappando. Ma la smetti con sta roba, Cipro. Oh. Oh, qua posso fare il coglione. Sono la peggio donna io, ma lo so. Lo so che sei una donna dentro. Ma sembri Yoko almo. Cioè, è un problema questo. È un problema. Vediamo qua. No. Questo è quello che ti meriti per blendare Malphites. Quando torna al ring, dopo questa Alia. E domani abbiamo maratona. Conto di o finirlo o arrivare a quasi la fine. E poi ci prepariamo per il DLC. From the rubble, true order will be born. E ovviamente una volta finito mi farò una run off stream in cui cambio build. Maratona solo Elden Ring. Sì, ma se mi va cambiamo il gioco un attimino. Sono 12 ore, voglio dire. Cioè, se sto morendo che ho giocato 14 ore, ho fatto boss lunghissimi, stacchi. Cioè, andiamo solo 3 game e torniamo su Elden Ring. Servono almeno una trentina di ore per finirlo. E vediamo, vediamo. Dopo averlo finito fare un altro soul. Sì, ma dopo il DLC. Cioè, facciamo prima il DLC e poi cambiamo. Andiamo sugli altri soul. Voglio iniziare Dark Soul 1. Bro, we are fucking this guy up so much. Wake up. Dark Soul 1 nel cuore. Sì.
Molto bello ma vecchio. L'iniziamo da zero. Non mi va di fare Dark Souls 3, 2, 1 o comunque Dark Souls 2 perché vedete che è il migliore o... Non so come fate. Ma il DLC come funziona? È con il mio stesso personaggio? O devo fare un altro da zero? No, ho trollato. Oh my god, ma stai. Oh my god, ma stai. È diventato Souls Players o no? Lo puoi fare con Nicolino. E allora lo facciamo con Nicolino, sì. Non sei un vero amico. Non si capisce. Smette. Che non rispetta gli amici, pensa solo a se stesso, veramente. Allora faremo così. Se farò questo, ragazzi. Ok? Listen. Una volta finito Elden Ring, io lo giocherò anche off stream con un'altra run, magari. E giocheremo il DLC e giocheremo tutti i Souls. Dal Dark Souls 1 a... Li giocheremo tutti. Sekiro, tutti quanti. Bloodborne quando potrò. Tutti. Tutti i Souls-like. Faremo questo. Demon Soul, sì, tutti. Bella, Mickey, grazie mille, brother. Non è un Soul, sai, che è appena ucciso 500 delle persone, ma non mi cacate il cazzo. Faker? Oh my god. Non mi cacate il cazzo. È uguale, sono tutti uguali. C'è il nemico, lo devi uccidere con le spade. Di fare le capriole. È un Souls-like. No, ma quello sì non è la definizione corretta. E non mi succhiatemi le palle. Mi sembra quelli che dicono: ma non si chiamano anime. Cioè, non si chiamano cartoni, sono anime. Succhiatemi le palle, pure voi. Se la voglio chiamare Frango, le chiamerò Frango. No Faker, ma Frango. Ti sei scordato la ultima? Ok. Non serviva la ultima. No, Vinsanity, a me è nessun problema. L'ha presa la ward. La ulti non serviva per l'auto sulla tower. Ah, maybe. Vabbè, oh, era figa la Playborn. Ah, sei la sua... Sei veramente la suocera. Io mi dispiace per la tua ragazza, perché sarei tu la suocera. No, con lei no. Secondo me sei tutto carino. Sei tutto... ti metti le magliette matchate, è vero. Ma vai a fare il figo da qualche altra parte, Borness. Vai a fare UV con la tua ragazza e la maglietta matchata. Grigissimo è diventato uno scambista pure. Oh, incredibile. Vuole farsi scoprire la ragazza da Bourne. What? Ottimo. The Evolution. Ti vorrei vedere su Sekiro. Ma perché Sekiro non è un Souls-like? Perché non ha... Non è... Cos'è? Che cos'è? Per essere definito un Souls-like, che cosa deve avere? A shepherd with no flock is just an idiot with a stick. Non livelli. Ha meccaniche troppo diverse. Ah, su tutti i soul livelli, quindi? Action non RPG.
Soul Slide. Vabbè. Non rompere. È still from software. Allora. Ma non capisco perché non è considerato action il combattimento dei soul. Cioè, come. Che cos'è? Ah, mi ha crittato. Oh, ma quanti sono, cavolo? Quanti diavolo siete? Certo che action. Raga, Sabaku dice che non è Souls-like, quindi non lo è e basta. Sabaku mi può fare una pompa. È action RPG, Sekiro non è RPG. Possentemente bisogna fare distinzione tra Soulsborne, Souls-like e altro. Ad esempio, Hollow Knight è un Souls-like. Comunque non hai il sistema dei level up, non hai le armi come sui Soulsborne. Poi le dinamiche sono differenti, dovresti fare le cose stealth, eccetera. Ah, che se ne palle. Come? Bisogna fare distinzione tra Soulsborne, Souls-like e altro. Ad esempio Hollow Knight è Souls-like. Vabbè bro, ma perché dobbiamo fare tutte queste etichette? Ma quello che cazzo è? Assomiglia a Dark Souls, a Elden Ring? Combatti così. No, ma non flammare, non lo conosco nemmeno da Baku Shiro. Non mi metterei a flammarlo così liberamente, non lo conosco. Non... un po' too much, un po' too much. Manco io, un po' too much. Magari è un bravo cristiano. Che ne sai tu? Però me lo fate odiare, la community di Sabaku mi fa odiare Sabaku. Da quando gioco Elden Ring vi odio tutti. Oh, sto Pyke e sto Kha'Zix hanno rotto il cazzo a succhiarsi il cazzo a vicenda. Siccome fai i giochi consigliati dagli altri, gioca South Park Stick of the Truth. No. Non toccare nostro padre. La community di Sabaku è no joke una delle peggiori. Sì, no, me lo fate odiare tantissimo, ragazzi, veramente. È un po' prolisso, ma c'è chi piace. Ci sta, eh? Io sono troppo... gay. Bella, Gabri. Souls-like è un sottogenere degli atti. Si livella su una finestra in timing per il roll. Le animazioni di base sono molto velocizzate. Le meccaniche sono minima. L'attacco leggero pesante. Roll ci sono. Tra roll fast, mid, effect. Ok. Vabbè, giocherò a tutti quelli comunque. Ok, li giocherò tutti. Ok. Quelli più veri e quelli meno veri. Con questo titolo che mi commentalo. C'hai ragione. Allora, andiamo bot. Usciamo questa, ci muoviamo per il Nashor soon. Non usiamo la ulti per Malphite. Let's roam. We dive. Crazy dive da parte di Diodara. Malphite ci ulta o siamo là per doggiare? Vieni qua. Mi ha interrotto la W. Funziona così. Io pensavo che andasse through. Peccato. Pensavo che l'animazione della mia W comunque finisse e che io prendessi Leal, capito? Invece no, me l'annulla proprio. A te piacerebbe tantissimo Blasphemous. Ok. Che tema è quello vicino a Lich? Ludens. Andiamo di... Zonia.
Nash and N. Andiamo. Andiamo. Quando giocavi in BG giocasti contro Scar, che sono vecchio, non ricordo, sì. Penso di essere meglio di Scar. Però non è un bidone. Cioè, non lo disrespetto, eh. Se sbaglio mi incula, insomma. Senza chiedere il permesso. Io sono già bot king. The Rockman urla possentemente, i souls like non sono un genere, sono solo seghe mentali che si fanno i fan. Comunque bei giochi. Ok. Ok, ok. La fin qui push bot. Il fight è già iniziato perso praticamente. Porco due Kha'Zix, quanto shot. What the fuck, man. Andiamo Zonia, poi andremo Rabadon. Dio santissimo, Kha'Zix. Ma è 13 kills, what? Force Nash with my TP. I got Malphite ulti. Andiamo. Dai, relax, relax. Flammatevi in privato, grazie. Ma chi è che si sta flammando, ragazzi? Chi è che si sta flammando in chat? Non ho visto niente. Alprat e Moist Uzi. Due persone senza sub. Vedi, questi non mi appartengono. Io non li conosco. Non so di cosa state parlando. Però vi dico che litigare sul concetto di soul-like non vi fa scopare, eh? Anzi, è proprio il deterrente per la fica. Vi manca che parate di Yu-Gi-Oh! Adesso. Cioè, veramente, basta che parate di Yu-Gi-Oh! E la fica la salutate per sempre, ragazzi. Vi ve lo dico, ma per il vostro bene. Che se il tasso di natalità è basso è perché litigate su From Software. E ho vinto. Sindra, ma la scopo, guarda qua. Ma tu che epic player! Full focus Dara spinge, full focus Dara spinge, eh? Il buffer dalla ulti di Pyke durante la E. GG, GG. Conosci Ashen come soul? No. Quando vado a scream? Lunedì. Lunedì. Aspetta, ho letto. Gli anime sono profondi, i cartoni animati no. Penso che l'unica differenza sia che anime sia riferito a specifico in giapponese. Cartone animato e generale. Stiamo parlando delle differenze tra anime e cartoni. Lui o lei dice che sono molto diversi perché i cartoni sono infantili e possono comprenderli anche i bambini, invece gli anime sono esclusivamente profondi. Non capisce un cazzo. Chi è questo? Lo bagniamo? Pontos. C'hai ragione tu. Chi è questo che lo bagniamo?
Chi è questo? Di Magic possiamo parlare. Sì, ma anche là la fica vi saluta, io ve lo dico. Chi è questo? Grazie, Avaloid. Grazie mille per i 2 mesi, Pontos. Anche prima Reb, non ho visto. R-Eb. Grazie, Reb, per i 10 mesi, brother. No, allora, se dici una cosa del genere, non capisci un cazzo. Non capisci un cazzo. Ci sono un sacco di anime che sono completely cringe and trash. E ci sono un sacco di cartoni che sono particolari. Non puoi mettere sullo, cioè, sullo stesso... Cioè, effettivamente rientra in cartone animato sia Rick e Morty, sia Peppa Pig. Ma non significa che rappresentino il genere completo, come sentimenti la differenza tra Boku no Pico o Full Metal Alchemist rappresentano la stessa categoria, ma sono diversi, you know? Like... Quindi questo qua. Ora, non ho letto se è questo. Questo è quello che dice lui. Ah, quindi hai mentito. Hai detto quello che hai detto tu, che l'ha detto lui. È chiaro adesso, capito? Menti pure. Grazie Nicolas, grazie Danny. Oh, ma quanti subs, wow, grazie ragazzi. Quindi menti doppio. Oddio, chi è che sta mentendo adesso? Allora. Allora, siccome non so chi ha ragione e chi non ha ragione, dico io una cosa, ok? Ok? E quello che dirò adesso è la verità assoluta perché io sono onniconoscente. Allora, cioè tu stai paragonando il sushi all you can eat al sushi giapponese originale. Non puoi. Non puoi paragonare Naruto ai Simpson. Capito? Non si può. Non devi. Non puoi. Non puoi.